Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo un importante concetto magico, come influenzare le azioni di uno spettatore per far fare quello che vuole il prestigiatore. E nel caso specifico di questo video parliamo di come forzare una carta allo spettatore. Cosa significa forzare una carta? Significa far scegliere una carta allo spettatore. Lui crede di avere una scelta libera, in realtà lo stiamo indirizzando sulla carta che noi vogliamo, appunto lo stiamo forzando a prendere quella determinata carta. In cartomagia esistono davvero tantissime tecniche che permettono di fare questo, ma io ne ho scelta una in particolare, si chiama la forzatura di Capps, Fred Capps. Non sapete chi è Fred Capps? Mi raccomando, subito dopo questo video cercate su YouTube Fred Capps, qualsiasi sua performance va bene, sarà sicuramente brillante e potrete vedere un vero maestro del passato in azione. Ma perché ho scelto questa tecnica in particolare? Beh, devo dire che non è una tecnica che si vede fare tantissimo, ma mi è capitato di vederla eseguita dal vivo, vederla eseguita in YouTube e ahimè, secondo me, secondo il mio parere, tutte le volte che l'ho vista eseguire male. Nel senso che la tecnica in sé è molto semplice manualmente. Quello che la rende davvero efficace è la psicologia che ci sta dietro. E quindi seguitemi, andiamo ad apprendere un po' di cose interessanti. Vediamo come eseguire la tecnica, il maneggio di manuale. Come vedrete non è assolutamente niente di complicato. La carta da forzare parte in cima al mazzo, in questo caso è il re di cuori. Ma noi terremo il mazzo già dal principio faccia in alto. La tecnica è questa, non è niente di difficile, si mettono un po' di carte sul tavolo, così a gruppi, si chiede allo spettatore di dire stop, quando lo spettatore ci dice appunto stop, giriamo il mazzetto che ci rimane in mano, così sul tavolo, e la carta che lui prenderà è questa, il Re di Cuori. Magari lo state pensando, ma questa cosa non funzionerà mai. È talmente banale, è talmente semplice che lo spettatore si accorgerà. Quello che dico sempre è che la tecnica deve andare in congiunzione con la psicologia. Vediamo come far diventare efficace questa cosa. Quindi ricordatevi, carta da forzare in cima al mazzo, lo teniamo già a faccia in alto, già dal principio. Innanzitutto osservate la psicologia, osservate questo. Che il mazzo sia a faccia in alto o a faccia in basso all'inizio del gioco, per lo spettatore è un'informazione non rilevante. Se noi non mettiamo attenzione e non vogliamo fare questo, che sia faccia in alto o faccia in basso, è un'informazione che sta dietro, in secondo piano. Quindi non viene registrata dallo spettatore, non viene messa in questione. Questa mancanza di informazione iniziale è un primo aspetto della psicologia di questa tecnica. L'importante è non attirare l'attenzione su questo fatto. Come? Non diremo guarda un mazzo di carte faccia in alto, ovviamente. Deve essere molto casuale. Si guarda lo spettatore, per esempio, banalmente gli si dice ciao, vuoi vedere un gioco di carte? Sì, perfetto, guarda. Metto le carte qui sul tavolo e dimmi stop quando vuoi. Appena lo spettatore dice stop, succedono due cose contemporaneamente. La prima, come abbiamo visto, la mano sinistra, la mano che tiene il mazzo, si gira e lo deposita sul tavolo, girandolo. Ma contemporaneamente facciamo una domanda allo spettatore e diciamo, sai quante carte ci sono qui? Perché? Stiamo dirigendo la mente dello spettatore in questo punto, su questa zona, e la stiamo tenendo impegnata, perché lui adesso si chiederà, ah cavolo, ma non le ho contate? Ed è impegnato magari adesso a fare una stima, ma quante carte ci saranno? Tante volte risponderanno, non lo so quante carte, e noi lo inviteremo, ma prova a indovinare, prova a fare una stima, quante saranno? E lo spettatore risponde, non lo so, in questo caso, ah, 21, 22 carte. È lui che ci dice questa cosa, noi non diciamo nulla. Ah, 21-22 carte, benissimo. E adesso noi completiamo la sua informazione. Quindi 21-22 carte, quindi questa è la 23esima. È logica, è una logica fittizia, è una logica costruita, ma anche questo è un aspetto del mestiere del prestigiatore. Far credere le cose che in realtà non sono. Quindi lui fa una stima 21-22 carte, ah, perfetto. Quindi questa è la 23esima. Anche qui notate che come è sottile la cosa, perché non stiamo dicendo noi allo spettatore che quella è la 23esima, ce lo sta dicendo lui in modo indiretto. Noi completiamo solamente l'informazione che lui ci ha dato, 21-22, ah, perfetto, quindi questa è la 23esima. Prendila pure, a questo punto porgiamo la carta allo spettatore, che è la carta forzata. Se lo spettatore è in una posizione comoda possiamo addirittura farla prendere lui, ah, 21-22 carte, perfetto, quindi questa è la 23esima. Perfetto, prendila pure, guardala, ricordala, eccetera, eccetera, continuiamo
il nostro gioco di prestigio. Quindi, ricapitolando, la nostra carta è in posizione superiore, il mazzo è già tenuto a faccia in alto. Qui sarebbe carino, opzionale, se volete, inserire un miscuglio che mantiene la carta nella stessa posizione. Non credo sia fondamentale per l'esecuzione di questa tecnica, ma se sapete farlo, tanto meglio. Se non sapete farlo, la fonte che vi consiglio per imparare è Card College volume 1, dove tratta tutti i vari tipi di miscugli nel cavo della mano. Quindi, piccolo miscuglio che mantiene la carta in posizione superiore. Il mazzo è a faccia in alto, non tiriamo l'attenzione su questo. Ciao, vuoi vedere un gioco di prestigio? Sì, perfetto, guarda, metto le carte qui sul tavolo, dimmi pure stop quando vuoi. Stop, sai quante carte ci sono qui? Questa è una zona d'ombra adesso, sia psicologicamente che fisicamente, ci rivolgiamo qui. Ah, 21, 22, ah perfetto, quindi questa è la 23esima. Perfetto, prendila pure, guardala, ricordala, ed è la nostra carta. Sembrerà strano, lo so, che una cosa del genere funziona perché, come dicono gli americani, bold, è un pochino sfacciata, sembra sfacciata, ma è la costruzione psicologica che rende efficace questa tecnica. Un ultimo dettaglio mi stavo dimenticando, quando lo spettatore vi dice stop, adesso quando dovete girare il mazzo, non avete bisogno di nulla, dovete semplicemente fare questo. È un'azione che non tira l'attenzione. Non avete bisogno di strane fioriture, niente di niente, veramente, semplicemente appoggiate il mazzo girando la mano ed eseguite la domanda. E questa era la costruzione psicologica, per come io l'ho intesa, della forzatura di Cups. Ok ragazzi, adesso conoscete una tecnica in più, se non conoscevate il concetto di forzatura conoscete anche un concetto in più con cui divertirvi, meravigliare e stupire tutti i vostri conoscenti e chi vorrete voi, insomma. Vi lascio solo con un piccolo pensiero. Se voi adesso conoscete questa nuova tecnica, questa nuova informazione, è perché appunto magari state vedendo questo video, quindi io vi ho trasmesso questa informazione, ma di certo io non l'ho inventata io. Questa è una mia interpretazione. Io l'ho letta su un libro e quindi devo ringraziare il Signore che ha scritto quel libro, che mi ha passato questa informazione, e lui stesso dovrà ringraziare magari qualche suo maestro che gliel'ha insegnata. E così, a ritroso, vi viene il tempo. Perché vi sto dicendo questo? Perché è fondamentale, secondo me, per far crescere lo stato dell'arte, trattare queste cose con rispetto. Io dico sempre che sarebbe bello se tutti imparassimo ad essere un pochino più grati e a ringraziare gli altri. Ma in questo caso particolare, io di certo non voglio nessun ringraziamento, è una cosa che faccio molto volentieri, è una cosa che secondo me serve per far crescere, per elevare lo stato dell'arte, delle spiegazioni dettagliate, sì, anche su YouTube, spiegazioni, l'importante è che siano fatte bene, spiegazioni fatte bene e dettagliate. Fin tanto che voi, che ricevete questa informazione, la trattate con cura, la rispettate, la fate crescere con voi stessi, questo per me è più che sufficiente. Dico questo perché a volte il mondo magico tende a prendersela un pochino magari con le nuove generazioni, con i più giovani, che hanno solamente la colpa di essere nati nell'era digitale, nell'era di internet, nell'era di YouTube. L'unica cosa che dobbiamo imparare noi tutti quanti, è rispettarci l'un l'altro a vicenda, per prima cosa, e rispettare il lavoro degli altri. Rispettare il lavoro degli altri significa anche rispettare queste cose, le tecniche spiegate, le nozioni apprese. Questo è quanto per oggi, spero davvero che questa spiegazione vi sia piaciuta. Divertitevi e meravigliate le persone. Ci vediamo alla prossima.